Buongiorno a tutti e buona domenica, ben trovati a Palazzo Ducale per il 10° anniversario 2014-2024. Io mi investo in un ruolo un po' sacerdotale, essendo un vaticanista, per questa celebrazione del decennale di Palazzo Ducale e di Limes. La mia introduzione per l'occasione durerà 10 anni. Ma vorrei rassicurare tutti che sarà un point to point, da capolinea a capolinea, perché c'è un filo diretto, una linea diretta, come quella dall'aeroporto a Palazzo Ducale, che lega il primo editoriale del 2014, ricordate, l'eredità per chi c'era dei grandi imperi, e questo numero odierno e questo tema che oggi andiamo ad affrontare, perché Lucio Caracciolo ha scritto nell'editoriale del numero in corso che la Ucraina e Israele-Palestina sono il prodotto dell'incontro tra faglie sismiche dei grandi imperi che nel 1914 all'improvviso, nel 2014 il centenario, vennero meno. In particolare l'Ucraina è all'incrocio della faglia sismica degli imperi che non ci sono più, austro-ungarico, tedesco e russo, e invece Israele-Palestina è all'incontro delle faglie sismiche anglo-ottomana, della faglia sismica. Che cosa vuol dire? Vuol dire, Lucio Caracciolo, che di questi quattro imperi, di cui poi parlare con lui a fianco pronto a smentire esige un supplemento di precisione da parte dell'introduttore moderatore, vuol dire che di questi quattro imperi, dei quali due hanno velleità, volontà di risorgere così com'erano, e sono il russo e il turco, mentre gli altri due stanno piuttosto cercando di reincarnarsi più che risorgere sotto altre spoglie, l'austro-ungarico, l'Austria Felix nella Mitteleuropa sotto l'ombrello della NATO e quello tedesco nella Unione Europea a trazione germanica. Il 1914, che segna la fine dei quattro imperi, ci consegna una serie di scosse sismiche che raggiungono i giorni nostri e producono una sorta, uso testualmente le parole di Lucio, di balcanizzazione e destabilizzazione, di balcanizzazione che dalla regione dei Balcani si estende a tutta Europa e all'intero Mediterraneo. Molte delle partite geopolitiche in corso si possono definire guerre, lui scrive, di successione e io aggiungo anche di secessione, a seconda che si tratti di imporre l'egemonia o di riscattare l'autonomia di territori che un tempo erano occupati dagli imperi e che successivamente sono stati evacuati. Insomma, c'è una serie di fratture multiple, alcune, usando una terminologia ortopedica, alcune di queste fratture multiple sono esposte, sono scomposte, le vediamo, è il caso dell'Ucraina, è il caso di Israele-Palestina, altre invece di queste fratture sono comunque multiple, ma più nascoste, comunque profonde. Insomma, a leggere questo editoriale, come può la geopolitica prevenire, viene in mente che la geopolitica sia una sorta di Giano bifronte. Voi sapete che Giano guardava soltanto il passato e il futuro, gli mancava la possibilità di discernere il presente. Guardando al passato, essendo fratture e ferite così profonde che hanno messo in moto una concatenazione di eventi, sarebbe indotti al determinismo, proprio quello che Lucio ci sconsiglia nel suo editoriale. Anche perché, guardando al futuro, il futuro non ci è mai apparso così oscuro, così incerto e al tempo stesso così aperto. Sicché
Guardando al passato abbiamo l'impressione di una geopolitica che già ha scritto, che non c'è più niente da scrivere, qual è il corso, in una concatenazione di cause necessarie. Guardando invece il futuro abbiamo l'impressione di una pagina bianca dove ancora è tutto da scrivere. In questo modo posso porre così a Lucio Caracciolo il primo dei quesiti: come in queste condizioni la geopolitica può prevenire? Venendo al secondo profilo del nostro panel, che è quello dell'economia, intanto vi faccio vedere, questa era la copertina fatidica, l'eredità dei grandi imperi, da cui prendiamo le mosse, il point to point, da capolinea a capolinea di cui vi ho parlato. Io ho avuto l'opportunità, vedendo alla economia, nel 1994, nel giro di un paio d'anni, di incontrarmi face to face, vis-à-vis coi grandi protagonisti della caduta del muro, 5 anni prima, nell'89, e degli accordi di Oslo, un anno prima, nel 1993. Cominciamo dall'Europa. Io chiesi a Kohl, chiesi a Gorbaciov, chiesi a Wałęsa, chiesi a Havel, e sia Kohl che Wałęsa, cosa che mi sorprese, non da Kohl ma da Wałęsa, perché Wałęsa era stato vessato dai sovietici e dai russi, eppure erano convinti. Wałęsa mi disse che la Polonia da frontiera diventava cerniera, da terra contesa diventava terra d'intesa di questa nuova grande casa comune europea di cui parlava Gorbaciov. Detto da Wałęsa c'era da sorprendersi, Kohl era scontato, era la sua ambizione. L'unico che nutriva delle perplessità, voi sapete che era un grande drammaturgo e in quel caso fu drammatico, era presidente nel 1994, Václav Havel. Lui disse, giocando con gli accenti, in italiano giocheremmo, ancora e ancora, è opportuno che ancora rimanga l'ancora, l'ancora dell'impero americano in Europa, a vegliare su di noi e a proteggere questa giovane Europa. In fondo erano passati soltanto 4 anni da quando si era affacciato al balcone, la famosa scena con Wojtyła, la primavera, questa nuova primavera di Praga. Gorbaciov mi disse, vede, anche se non volessimo, siamo indotti alla pace, perché è l'economia che lo esige. Ed è questa la seconda domanda, il secondo profilo del nostro panel che giro a Lucio. Gorbaciov era convinto che l'economia fosse il principale strumento di prevenzione dei conflitti. E la cosa singolare è che l'IMES nel 2009 esce con questo numero, questa copertina, Eurussia, e questo è il nostro futuro. E cioè, dalla interdipendenza economica, tecnologia contro materie prime, verrà necessariamente anche una integrazione geopolitica? È vero che l'IMES, che ama esporre tutte le tesi ai suoi lettori, nel 2003 ha pubblicato l'Europa americana e nel 2019 avrebbe pubblicato l'Anti-America, l'impero europeo dell'America, ma nel 2009 con grandi argomentazioni Lucio sosteneva questa tesi dello scambio tecnologia e manifattura contro energia e una intesa geopolitica. E anche su questo dovrà rispondere: perché l'economia non ha funzionato, che cosa non ha funzionato, perché l'economia agisse come un dissuasore o perché l'economia prevenisse i conflitti. Il terzo punto, il più difficile, è quello della diplomazia. La terza domanda che giro a Lucio Caracciolo, che fa il primo intervento. Io chiesi a Rabin: che strada avete? Lui, qual è la ferita che le fa più male? Era primo ministro, mancava un anno al suo assassinio, qui siamo nel 94. E gli chiesi: qual è, primo ministro, la ferita che le fa più male guardando indietro a questo mezzo secolo di guerra? Lui buttò giù un sospiro, quasi tra l'anima e i polmoni, profondo, e disse: il fatto che nel 1947 non abbiano accettato la bipartizione in due stati, quindi la soluzione diplomatica. Avremmo risparmiato mezzo secolo di morti. Oggi siamo obbligati, mi disse, alla diplomazia. E la pace in diplomazia si fa con i nemici. E mi indicò, l'anno stava indicando, indicava idealmente il Reno, il fiume Reno,
E mi disse: io auspico che lungo il fiume Reno accada quello che è successo che sul Giordano accada quello che è successo lungo il Reno, dove tedeschi e francesi, dopo essersi scannati per secoli, hanno fatto l'Europa unita. Mi auguro, questo è il mio sogno, che questo accada. E questo sogno anche tra noi e i palestinesi. E il palestinese, una settimana dopo, andai a trovarlo a Tunisi, mancavano ancora poche settimane prima che si trasferisse a Ramallah, il palestinese Arafat me lo confermò. Chi invece me lo negò risolutamente fu Netanyahu due anni dopo. Io gli chiesi, in quella stessa stanza dove avevo intervistato Rabin: lei crede alla soluzione diplomatica, i due stati? In questa stanza Rabin mi ha raccontato il suo sogno. Tutti dicono che Netanyahu non sogna. Lui fece un sorriso sarcastico a questa mia battuta e disse: da noi c'è un'esplosione di tecnologia e di ricchezza, siamo disposti a condividere con i palestinesi la ricchezza, non lo Stato, non la politica, la economia, con una ricaduta e un beneficio per loro. La sicurezza noi la affidiamo alla tecnologia, la affidiamo alla nostra superiorità tecnologica. Quasi sprezzante, Shimon Peres mi disse: lei davvero è convinto che ci si possa affidare alla tecnologia per la propria sicurezza? È proprio la tecnologia che metterà in crisi la sicurezza, perché per quanto sofisticato possa essere uno scudo stellare, si troverà sempre un razzo che riesce a bucarlo. Ed è il primo pensiero che mi è tornato a mente la mattina del 7 di ottobre di un anno fa. E Peres concluse questa lunga chiacchierata di un'ora dicendo: non abbiamo alternative alla diplomazia e alle buone relazioni. Lucio. Grazie. Piero, ti prendo in parola, rispondo sui tre punti con una premessa. Non sono, come nessuno qui, un foglio bianco. Ho una mia piccola storia, una mia piccola biografia, e concordo con quello che il Duca di Benevento, cioè il principe di Talleyrand, diceva a proposito dell'antico regime: chi non ha conosciuto l'Europa americana non sa cosa sia la dolcezza del vivere. Quindi sono abbastanza consapevole che il meglio dell'Europa, cioè appunto l'Europa americana, sia qualcosa di, ahimè, passato. Dobbiamo convivere con questa realtà. Attenzione però, non è che gli americani abbiano pensato a noi per amore, hanno pensato a noi perché l'Europa doveva essere eventualmente il campo di battaglia della guerra con l'Unione Sovietica. L'importante era che la guerra non fosse direttamente fra americani e sovietici, ma a noi faceva comodo. Comunque, per chi avesse qualche dubbio, vado a vedersi la mostra Nostalgia, così se ne fa un'idea di quanto il passato possa condizionare il presente. Quindi la prima cosa è l'economia. L'economia è geopoliticamente neutra, la puoi usare in un modo o nell'altro, non ha un suo valore intrinseco. Voglio semplicemente ricordare il fatto che oggi l'evento geopolitico più importante nella guerra di Ucraina non è sapere se il confine tra Russia e Ucraina sarà 10 km più a est o più a ovest, ma sapere che la connessione energetica fra Russia e Germania non c'è più. Per quanto tempo? Punto interrogativo. Devo dire che parlando con tedeschi, in particolare nel settore energetico, stanno già pensando a ricostruire il Nord Stream appena le condizioni geopolitiche lo renderanno possibile. E questo per quanto riguarda eventuali eurussie o gerussie e quant'altro. Discorso più complesso, quello che riguarda la geopolitica e la diplomazia. Io penso che vi sia una forte affinità tra l'approccio geopolitico e l'approccio diplomatico. La geopolitica parte dal principio di realtà, cioè deve vedere o cercare di vedere le cose così come sono e non come vorremmo che fossero. Vedere le cose come sono significa integrare in una equazione punti di vista opposti, comunque diversi.
un filosofo nato a Stoccarda, che probabilmente sarebbe rabbrividito all'idea di sapere di essere nato nella città dove gli americani avrebbero posto il loro comando africano, usava a dire che il vero è l'intero. Questo è il nostro motto, cioè non possiamo pretendere di essere la verità, dobbiamo sapere che la verità o qualcosa che assomiglia alla verità si compone mettendo a confronto punti di vista completamente diversi. Qual è il problema che abbiamo in comune noi analisti nella nostra umile battaglia per cercare di interpretare la realtà e i diplomatici? Abbiamo il problema della propaganda, ma non la propaganda nemica. Cioè, nella fattispecie, noi oggi siamo di fatto in guerra con la Russia, che ci considera testualmente paese nemico. Noi che siamo occidentali geopoliticamente, ma neutrali culturalmente, perché l'idea di avere un nemico ci è estranea, e però dovremo abituarci, non riusciamo a cogliere l'importanza di non cadere nella nostra propaganda. Io non credo che noi possiamo cadere nella propaganda russa, e quello che temo e quello che vedo è che noi cominciamo a credere alla nostra propaganda, e questo è un bel problema. Cioè, ci raccontiamo come le cose dovrebbero essere pensando che siano così. Non è così, e purtroppo la cronaca ce lo conferma ogni giorno di più. Attenzione, lo aveva già detto Churchill con la sua famosa dichiarazione: in guerra la verità va sempre accompagnata da una scorta di bugie. Però purtroppo nel frattempo sono passati un'ottantina d'anni e i media e soprattutto i social media, come si dice adesso, cioè i media più asociali che possono esistere, perché risultano nello specchiarsi dell'individuo dentro al suo smartphone, ci comunicano dei frammenti di verità o di bugie che non sono governabili. Cioè, ormai dobbiamo scortare, cioè accompagnare purtroppo più le bugie che la verità. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo evitare di restare prigionieri di nostre rappresentazioni, magari confortevoli. Perché? Perché alla fine la realtà prevale sulla narrazione. Possiamo continuare a raccontarci tutte le balle che vogliamo, ma poi a un certo punto i fatti ci mettono di fronte alla realtà. Noi siamo finiti di fronte alla realtà di un'invasione sovietica dell'Ucraina perché assolutamente era fuori dalla nostra immaginazione che potesse accadere. E quindi il minimo che ti può succedere quando tu sovrapponi il wishful thinking ai dati di fatto è che ne viene sconvolto il tuo modo di vita e il tuo modo di pensare. Un altro punto in comune che credo geopolitica e diplomazia hanno è che bisogna, dal punto di vista geopolitico, trattare la realtà per quello che è, e dal punto di vista diplomatico trattare non con chi vuoi tu, ma con chi ha il potere di farlo. Se ti manca una visione integrale della realtà, una equazione che ti metta insieme gli opposti, e se tu pretendi di trattare con te stesso, non vai da nessuna parte. Torno a quello che abbiamo detto nella prima giornata: guerre senza fine al maschile e al femminile, guerre che non sai perché le stai combattendo e guerre che non possono avere una fine perché tu non sai per che cosa stai combattendo. Purtroppo la guerra di Ucraina ne è una testimonianza, perché abbiamo da una parte, abbiamo visto un paese che oggi sta subendo una sorta di distruzione, speriamo non definitiva, che si chiama Ucraina, che stabilisce degli obiettivi che sa di non poter raggiungere, ma non può stabilirne altri perché altrimenti smentisce se stesso, e dall'altra parte una Russia che mantiene la più vaga idea delle possibili vittorie perché non può fare altro. Concludo sul nostro rapporto con gli americani, che è un rapporto inevitabile, ma che non può più essere quello che era prima, per le ragioni che abbiamo sentito anche dai nostri amici americani.
allo stesso tempo, forse, tornando al principio di realtà, dovremmo smetterla di parlare di Europa come se fosse un soggetto che non è mai stato nella storia e invece non capire che l'Europa è un campo di battaglia che è sempre stata nella storia. Allora, sarà forse casuale che nei millenni l'Europa non sia mai stata un soggetto e che sia stata soprattutto un campo di battaglia, ma diciamo che per superare dei dati di realtà, lo abbiamo visto anche nel dibattito di poco fa, così evidentemente contraddittori rispetto alla nostra retorica, beh, insomma, ci vorranno forse altri millenni e non siamo in disponibilità di attendere. Vorrei ricordare a noi stessi perché, malgrado l'attuale crisi, che a mio avviso è una crisi strutturale di identità, gli americani abbiano avuto spesso una visione più realistica dell'Europa di quanto e della Russia di quanta ne abbiamo avuta noi. C'è dov'è il telecomando? Grazie. C'è, ecco, un'immagine che gli amici della scuola di Limes conoscono molto bene. Questo è il presidente Eisenhower che sta cuocendo delle quaglie nel piano solarium della Casa Bianca, dove lui amava guardarsi i film di Topolino e giocare a ping pong con i nipoti. Eisenhower era un grande generale, ma era anche un grande politico. E perché il solarium? Perché, come forse non è a tutti noto, il solarium è la grande esercitazione strategica che gli Stati Uniti conducono nel 1953 in segreto, tanto è vero che viene pubblicata solamente 30 anni dopo circa, dove radunano tutta la loro massima sapienza diplomatico, accademico, militare, politica, per discutere che fare con l'Unione Sovietica dopo la morte di Stalin. E Eisenhower convoca quindi questa conferenza segreta che si svolge per circa 4 mesi in un luogo, appunto, che non è il solarium ma che è intestato al solarium, dove si scontrano 3 teorie su che cosa fare, con una premessa: niente guerra totale, e l'obiettivo è indebolire l'Unione Sovietica fino a renderla inoffensiva per noi. Sounds familiar? Sì, è esattamente l'approccio che oggi l'America usa nei confronti della Russia. Niente guerra totale, indebolire la Russia per renderla inoffensiva per noi. Ed è il motivo per cui la guerra continua, uno dei motivi per cui la guerra continua. La storia ci ricorda che in questa partita vinse la squadra del contenimento, cioè la squadra che voleva puntare sul fatto che l'Unione Sovietica era talmente piena di contraddizioni per il suo sistema che bisognava accompagnarla alla sconfitta e non farle una guerra nucleare. Il risultato fu quello che sappiamo, e cioè che alla fine l'Unione Sovietica si disintegrò così rapidamente da costringere il presidente americano Bush a cercare di salvarla. Gli ucraini ricordano molto bene il presidente Bush quando nel luglio, cioè pochi mesi prima dell'indipendenza ucraina, andò a Kiev a sgridare i nazionalisti ucraini dicendo che l'America non aveva combattuto per, diciamo, la nascita di nuovi nazionalismi ma per la libertà, e naturalmente le cose sono andate come sono andate. Che cosa dobbiamo ritenere di questo esercizio? Dobbiamo ritenere che per poter avere una visione strategica devi integrare il punto di vista tuo con quello altrui. E che cosa disse Eisenhower alla fine di questa esercitazione? Ve lo leggo perché vale la pena. Che ne faremmo della Russia se vincessimo una guerra globale? Il compito colossale di occupare i territori del nemico sconfitto supererebbe di molto le risorse degli Stati Uniti al termine di quella guerra. La sola cosa peggiore della sconfitta in una guerra globale sarebbe vincerla.
non ci sarebbe più libertà individuale. La guerra globale, intesa difesa della libertà, è contraddizione in termini. Torno a quello che ho cercato di porre alla vostra attenzione all'inizio di questo nostro incontro, e cioè l'America non combatte per l'America, combatte per l'American way of life. Cioè il cittadino americano vuole essere lasciato in pace a godere della libertà e delle opportunità che gli offre il sistema, almeno finché gliele offriva. Adesso ovviamente la cosa è in discussione. Questo principio dell'evitare la guerra totale ha guidato la diplomazia americana anche in questa guerra, portando l'America al paradosso. Dobbiamo battere la Russia, però non dobbiamo combatterla. Ora tutto è possibile, ma vincere una guerra senza combatterla è impossibile. Gli ucraini ne sanno qualcosa perché la stanno combattendo dal punto di vista strategico americano per loro, ma naturalmente sono loro che alla fine di questa guerra, comunque vada a finire, avranno da ricostruire un paese quasi distrutto. Concludo con una, ancora una volta qui si parla di profezie, con una confessione che il vincitore di quella partita a tre, cioè George Kennan, che era un diplomatico molto particolare, che detestava i comunisti ma amava i russi e quindi si trovava quasi in una contraddizione esistenziale con se stesso, ma che soprattutto, a differenza di molti, ahimè, diplomatici americani, era interessato al punto di vista del nemico, il quale nel 1990, incontrando il braccio destro di Gorbaciov, Yakovlev, disse qualcosa che mi pare ancora attuale, anzi molto più attuale oggi di quanto non fosse ieri. I problemi che l'America dovrà fronteggiare sono più seri dei vostri, dei russi. Abbiamo, 1990, abbiamo grandi problemi a causa della povertà nel cuore delle nostre metropoli, della droga, dell'abbassamento dei nostri standard educativi, del nostro sistema finanziario. Insomma, aveva centrato tutte le crisi, diciamo, da Lehman Brothers fino al woke nelle università che si potevano immaginare. Forse un giorno voi russi potrete aiutarci come noi aiutiamo voi. Mi pare un po' difficile. Grazie. Ha concluso con una profezia plurima, però non ha espresso, non ha formulato la peggiore delle profezie che invece sta nel suo articolo, che io vi consiglio, leggete l'editoriale di Caracciolo, perché ci sono almeno 3 o 4 pagine in cui sospende questa straordinaria capacità di analisi di cui adesso vi ha dato un saggio, e fa per 3-4 pagine sceneggiatura e racconta un incontro storico, e sembra di vedere un film, leggetevelo, racconta quello che accadde la mattina del 2 ottobre 1808 a Erfurt nel palazzo del luogotenente, quando Napoleone si volle togliere l'ospizio di incontrare lui che si considerava il più grande condottiero di tutti i tempi, voleva incontrare il più grande letterato vivente e probabilmente della storia, come dice Lucio Caracciolo, che era Goethe. E Lucio Caracciolo spende 3-4 pagine di deliziosa letteratura per raccontare questo incontro tra i due giganti, che purtroppo non, al quale purtroppo non possiamo adesso dedicare se non uno spot pubblicitario, ma che vale la pena di leggere. Torniamo invece alla cruda geopolitica. Vi dicevo, la peggiore delle profezie è questa. Lui fa la profezia ma non l'atto di fede. Ci vuole un formidabile atto di fede, scrive, per convincersi che migliaia di bombe atomiche in possesso di attori sempre più numerosi e imprevedibili, lanciabili da vettori ipersonici, capaci di colpire il bersaglio in pochi minuti e rendere inabitabili interi continenti, siano prodotte per restare in magazzino.
la speranza di ottenere la pace, dice, attraverso la dissuasione. La deterrenza è una cartesianeria da tavolino. È da vedovi, vedovi della deterrenza anzi al regime, coloro che credono alla deterrenza come strumento per ottenere la pace. Vedovi di una deterrenza che è crollata insieme al muro. Ora, siccome io un vedovo della deterrenza ce l'ho qui accanto a me, è quanto di meglio, poi, perché quando ho chiesto a Germano Dottori, che ogni anno è una delle voci più attese e ascoltate di questo festival di Limes, di cosa volesse parlare, lui mi ha risposto testualmente, ve la leggo questa email perché anch'essa deliziosa: francamente non lo so, perché sono come Clausewitz, e cioè se parlo per secondo cambierò in base a quello che dice chi mi precede, perché in un dibattito è come in guerra, sto citando testualmente la sua email, nessun piano resiste al primo intervento, che in questo caso è stato quello di Caracciolo, che ha distrutto il principio della deterrenza. Comunque sia, aggiunge Dottori nella mail che mi ha mandato, cioè, capite, per un moderatore di meglio non poteva capitarmi, e anche a voi per questo antipasto che prelude poi al pranzo. Comunque la mia tesi, scrive Dottori, è la seguente: le guerre scoppiano quando esistono dei progetti o situazioni di pace tra loro incompatibili. Da realista credo che la pace si assicuri soprattutto attraverso la dissuasione. Questa considerazione te la giro adesso alla luce del primo intervento. Di mio ci aggiungo soltanto una richiesta. Dottori, come sapete, è l'unico che abbia scritto un saggio molto interessante, che io ho avuto l'onore e il piacere di presentare insieme a Lucio Caracciolo a Palazzo della Marina 5 anni fa, sulla politica estera di Trump. Se Trump tornasse, come può, stando a quello che dice, fare la pace in un giorno? Ecco, questa è la tua materia. Bene, e intanto grazie per questa presentazione che mi fa anche in parte arrossire, però mi facilita anche il compito di impostare il mio contributo a questo incontro di oggi. Allora, evidentemente i problemi che tu hai posto sul tappeto sono due e sono di ordine differente. Da un lato il problema della tenuta della dissuasione è un problema teorico e non voglio in alcun modo eluderlo, e poi c'è un problema, un quesito, diciamo così, di natura pratica contingente che ha a che fare con la previsione di cosa potrebbe fare un rieletto presidente Trump per riportare la pace e la stabilità in questo pianeta. Allora, cominciamo col discorso della dissuasione. Intanto non sono un vedovo della dissuasione, sono ancora sposato con la dissuasione, nel senso che ci credo fermamente, anche se sono convinto e persuaso che di per sé la dissuasione è diventata un po' più instabile di quanto non fosse in precedenza, e comunque in ultima analisi tiene finché il decisore politico, i decisori politici, anzi, perché in caso di conflitto ce n'è più di uno, non commettono degli errori di calcolo. Fondamentalmente le guerre convenzionali nel passato sono sempre scoppiate perché qualcuno ha commesso un errore di calcolo. C'è un aneddoto interessante che viene riportato in diversi libri che raccontano la Prima Guerra Mondiale, di quel momento in cui l'alto comando tedesco si reca in visita dal Kaiser e gli comunica la necessità di chiedere la pace e di procedere a un armistizio. Il Kaiser rimane interdetto, ma la cosa interessante è la frase che esprime nel momento in cui fondamentalmente dà il suo consenso all'avvio delle trattative: signori, questa guerra si conclude in modo ben diverso dalle speranze con cui l'avevamo cominciata. E questo è il punto. Se uno si crede più forte, se uno si crede invulnerabile, se uno pensa che l'avversario non abbia la forza per resistere o gli strumenti per batterti, allora tu vai alla guerra con disinvoltura. E allora le guerre lampo diventano guerre di attrito e le guerre vittoriose si traducono in sconfitte. Può accadere,
l'errore fa parte della storia, anzi è una componente essenziale sia della storia che della politica. Ogni giorno si fanno piani in politica e sui teatri di battaglia di operazioni che possono concludersi o si concludono in fiaschi clamorosi, fa parte. Ma questo non vuol dire che la dissuasione non sia la pietra angolare su cui poggia la sicurezza degli Stati. Se non ci credessimo, noi smantelleremmo tutti gli apparati militari di cui siamo provvisti. Certo, siccome noi siamo tecnologicamente più avanzati, abbiamo maggior potenza di fuoco, siamo stati capaci di integrare le nuove tecnologie dell'informazione negli apparati che servono per combattere, però malgrado questo c'è poi chi ti sviluppa un sistema asimmetrico per attaccarti e peggio ancora per volgere contro di te lo strumento che dovrebbe garantire la tua superiorità nei suoi confronti. Questo poi è il succo della guerra asimmetrica descritta dai colonnelli cinesi nel loro volume Guerra senza limiti, no? Questo è il capovolgimento, l'aggiramento del paradigma. Quindi, dissuasione sì, ma ovviamente tenendo presente che non è possibile desumere dall'affermazione della dissuasione come pietra angolare di una politica di sicurezza il fatto che quella dissuasione ti garantirà rispetto al rischio che non scoppino più guerre e che nessuno ti attacchi. Israele ha costruito tutto il suo sistema di dissuasione sull'idea della rappresaglia massiccia, occhio per occhio, dente per dente. Il risultato qual è stato? Che si è trovato contro un attore non statale il quale ha fatto della rappresaglia prevista di Israele il suo strumento di guerra per levare a Israele il consenso internazionale di cui gode specialmente in Occidente. E ha potuto farlo perché la cultura politico-strategica israeliana è pubblica, è di dominio pubblico. Tutti lo sanno come gli israeliani reagiranno. E tutti lo sanno perché nel DNA di Israele c'è la memoria dell'Olocausto, che per gli israeliani è stato reso possibile dall'appeasement, cioè dal fatto per secoli di avere accettato qualsiasi compromesso per non subire violenza. Israele nasce dal capovolgimento di questo paradigma. Tutti lo sanno e questa è diventata una vulnerabilità. Quella dissuasione ha funzionato per Israele nei rapporti tra Stato e Stato. Funziona in parte anche con l'Iran in realtà. Come abbiamo visto, dal gioco completamente calcolato e mantenuto sotto controllo delle schermaglie a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi. Non funziona in tutta una serie di altre circostanze. Però fino a questo momento uno strumento migliore non c'è. Ovviamente lo statecraft, no? Cioè l'arte di governo, deve utilizzare tutto nel perseguimento degli interessi nazionali, sperando che la pace sia considerata un interesse nazionale, il che non è sempre vero. Io dirò una cosa che probabilmente mi attirerà qualche commento, anzi sono sicuro, da parte dell'ambasciatore Segui. Molto spesso noi attribuiamo alla diplomazia una specie di missione salvifica, no? Per cui l'ambasciatore, il diplomatico, diventa il missionario della pace. In prima battuta il diplomatico è un servitore dell'interesse nazionale e della politica dello Stato. Se lo Stato decide di fare la guerra, il diplomatico che è al suo servizio non è che si mette a lavorare per la pace, si mette a lavorare per mettere il suo Stato nella condizione migliore di combattere e vincere la guerra. Chi non ne fosse convinto ricordi Colin Powell con le boccettine alle Nazioni Unite. Funziona così. Diciamo che è un malinteso molto presente nella cultura politica del nostro Paese credere che diplomazia e guerra siano gli antidoti. No, sono solo strumenti diversi tra tutti quelli che uno Stato ha a sua disposizione e ovviamente può essere speso nella dialettica con altre sintesi politiche. Tutto dipende dalla decisione, cioè la politica è quella che decide veramente, decide della guerra, decide della diplomazia, decide della guerra economica. Qui geopolitica, economia e diplomazia, parlavamo con Piero prima di questo incontro, no?
come prevenire i conflitti. Alla fine, a parte la ricetta dei realisti, che è quella che secondo me è più convincente, tutto può essere ricondotto al discorso sulla pace perpetua di Kant. È lui che ha parlato del governo mondiale, è lui che ha parlato dell'affermazione universale delle repubbliche. Correggiamo e attualizziamo il termine, universalizzazione della democrazia. È lui che parla della pace dei mercati, o meglio dell'integrazione economica come antidoto alla guerra. Non è stato detto più nulla di nuovo, francamente, solo declinato in maniera, diciamo, più moderna e attualizzata ai tempi. Quindi io direi continuiamo a scommettere prioritariamente sulla dissuasione, sapendo però che la dissuasione può fallire ed è effettivamente diventata più incerta e più instabile. Quanto al tema pratico, no? Trump è stato ricordato poco fa, in questa campagna elettorale presidenziale americana ripete molto spesso di essere in grado di porre fine al conflitto in atto tra Russia e Ucraina in un breve volgere di tempo. Lui usa l'espressione 24 ore, 48 ore, quello che è chiaro che lui allude a un breve periodo, un breve arco di tempo. Allora, la spiegazione del perché lui dice questo, secondo me, sta in un fatto. Trump ha una specificità nell'ambito della politica americana che molto spesso non viene colta a queste latitudini. Trump è l'unico politico d'alto profilo statunitense che crede alla legittimità del concetto delle sfere di influenza. In quanto tale, siccome crede alla legittimità delle sfere di influenza, può anche sedersi a un tavolo a negoziarne i confini. Questo è quello che lo rende diverso e in qualche modo gli rende possibile immaginare di sedersi a un tavolo e contrattare. Non è perché Trump è il candidato di Manciuria, l'amico di Putin, l'uomo comprato, a parte il fatto che questo l'ho anche scritto, vorrei proprio capire come i russi possono comprarsi un uomo politico che è un imprenditore il cui patrimonio è stimato a sommare una cifra tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari. Vorrei proprio capire come viene corrotto un uomo del genere. Secondo me il discorso sta in un'altra, proprio in un'altra configurazione. Cioè, Trump è un realista, non intende esportare i valori degli Stati Uniti, gli interessa la stabilità, gli interessa la stabilità da uomo d'affari, e per arrivare alla stabilità è disponibile a riconoscere a potenze concorrenti degli Stati Uniti anche il diritto ad avere una sfera di influenza. Questo non vuol dire che Trump svenderebbe gli interessi degli Stati Uniti. Alla fine il suo slogan, quello che spende nei comizi, è Make America Great Again. E non è cedendo che tu rendi nuovamente grande l'America. E poi tra l'altro Trump ritiene, propaganda di sé questa immagine, di essere un grande negoziatore. Per cui io immagino che in un negoziato con Putin o con Xi Jinping sicuramente si metterebbe nelle condizioni di portare a casa il massimo possibile per gli Stati Uniti, ma da negoziatore. Non si collocherebbe sullo stesso versante degli idealisti democratici o dei neoconservatori repubblicani che vogliono convertire il mondo, lo vogliono americanizzare al 100% esportando il sistema dei valori e l'American way of life. Questo a Trump non interessa minimamente. Ricordate il discorso con il quale lui si insediò alla Casa Bianca la volta che venne eletto presidente? Non è compito degli Stati Uniti dire agli altri paesi del mondo come e da chi debbano essere governati. È compito degli Stati Uniti difendere i propri interessi nazionali, il che significa, nella visione trumpiana, che l'America non cede di un millimetro quando si tratta di difendere i propri interessi nazionali, ma rinuncia a trasformare il mondo. E su questa base Trump sta chiedendo nuovamente il voto degli americani. E c'è una probabilità significativa, malgrado i processi, che alla fine gli elettori americani, il prossimo novembre, gli accordino la loro fiducia. Tutto questo per dire che anche questa
pretesa, no? Che Trump pone sul tappeto in modo molto, molto energico, merita di essere presa in una certa misura sul serio, e soprattutto è molto importante comprendere che nell'approccio di Trump alla politica internazionale non c'è veramente spazio per la guerra. Dovunque va o è andato, Trump ha sempre cercato l'accordo. La guerra, che è necessaria per cambiare un ordine politico e sovvertire il sistema di valori in uno Stato bersaglio, beh, questo non rientra nella sua visione. Quindi, nell'ipotesi in cui lui dovesse vincere, vediamo come va a finire, è troppo presto per dirlo, alla fine decidono sì e no 100.000 elettori in un pugno di Stato, chi vince e chi perde le elezioni per la Casa Bianca, oramai stiamo così, non è il caso di preoccuparsi, ma a Trump merita di essere riconosciuta una chance di provare a intraprendere un'azione di stabilizzazione. Poi vediamo se viene eletto, come va. Questo è quanto. Grazie a Germano Dottori, quindi con Trump avremmo una svolta pragmatico-diplomatica, anche l'editoriale di Caracciolo finisce dicendo e osservando che la diplomazia è l'ultima spiaggia, a due condizioni però, una di carattere strategico, una di carattere tattico. Quella strategica, riferendosi all'Italia, che tutte le forze politiche siano convinte che sulla politica estera non ci si divide, come è accaduto nei momenti migliori della Prima Repubblica. Quella tattica, che l'Italia, cito testualmente, smetta di andare in giro per il mondo in tutte le missioni che le vengono proposte e persegua soltanto quelle che sono funzionali all'interesse nazionale. Queste due strategie, questa strategia e questa tattica, sono applicabili? Sono perseguibili? Lo chiediamo ad Ettore Sequi, che in vita sua ha raggiunto il massimo grado che in Italia possa essere raggiunto da un diplomatico, segretario generale della Farnesina, girando però il mondo, partendo dal consolato di Teheran, diventando poi rappresentante speciale della Unione Europea in Pakistan e Afghanistan, poi ambasciatore d'Italia a Kabul, capo delegazione in Albania, 5 anni ambasciatore a Pechino dal 2015 al 2019, capo di gabinetto di 2 ministri degli esteri, la Mogherini e Gentiloni, e quindi, come vi dicevo, il massimo grado di segretario generale della Farnesina fino al 2023, oggi è presidente di Sorgenia e direttore dell'Atlante geopolitico della Treccani. A lui quindi scodello questa domanda: se nella sua esperienza è possibile, praticabile oggi, che le forze politiche applichino il principio di unità nazionale come principio cardine in politica estera, poi lasciando invece le diatribe alla politica interna, e in secondo luogo che l'Italia, come chiede Lucio Caracciolo, cominci a discernere nell'ambito delle tante missioni che svolge nel mondo, selezionando quelle che sono più consonanti con il proprio interesse nazionale. Io su questo piatto vorrei aggiungere poi 2 spezie, visto che sta avvicinandosi il pranzo, 2 spezie orientali, dei luoghi che Sequi ha frequentato. Una viene dall'Estremo Oriente, una viene dall'Oriente vicino. Quella dall'Estremo Oriente, visto che parliamo di prevenzione dei conflitti, la Cina sta davvero... Se 5 anni possono essere sufficienti a un diplomatico a capire le ombre cinesi, che sono un mistero, la Cina sta davvero prevenendo, aiutando a prevenire il conflitto, il peggioramento del conflitto in Ucraina, oppure anziché prevenire fa il preventivo e va all'incasso? E va all'incasso di un accordo, di un'alleanza de facto con la Russia subordinata alla Cina, quindi incassando una subordinarietà della Cina che sta
al XXI secolo come l'incontro del 72 tra Mao Zedong e Nixon stava alla seconda metà del XX secolo e alla Guerra Fredda, e ancora il debutto nello scenario medio orientale, questa è la seconda spezia, e il debutto nello scenario medio orientale della Cina come mediatore a marzo del 2023 tra iraniani, l'ambasciatore Sequi è anche islamologo, specializzato in islamologia, il debutto come mediatore tra iraniani e sauditi che sembra poi aver fallito, quindi sarebbe un debutto fallimento, è davvero un fallimento alla luce del 7 ottobre, sei mesi dopo, oppure senza questa mediazione cinese sarebbe andata ancora peggio? Grazie. Questa è la Treccani, visto che l'abbiamo citata. Allora, un paio di punti metodologici e tre punti. Quelli metodologici sono, riprendendo Germano Dottori, che seguo, ammiro, parlando per terzo mi sono mantenuto totalmente libero di spaziare, perché sapevo che qualsiasi cosa avessi preparato non sarebbe andata bene. Il secondo punto è: rassicuro Germano Dottori, nessuno strale. Allora, vorrei partire da un paio di citazioni di Lucio, che ringrazio per avermi invitato. Il primo, così rassicuro anche te Germano, il primo è: la diplomazia è la continuazione della guerra con altri mezzi. Quindi, come vediamo, diplomazia e guerra hanno bene o male un rapporto. E c'è una frase che mi ha colpito molto ieri, che la diplomazia è l'ipocrisia che non ti fa fare la guerra. D'altra parte, sempre Sun Tzu diceva che la guerra si basa sull'inganno. Quindi ecco, la diplomazia alla fin fine è tutto questo. Allora, il vero problema, credo, e così parliamo anche della fine delle guerre nelle due accezioni, che noi cominciano dove si decide, quando si decide, non necessariamente finiscono quando si decide e dove si decide. Allora, per arrivare alle due domande, forse bisogna capire dove ci muoviamo. Ci muoviamo in un mondo che è prepotentemente cambiato. Pensiamo per esempio allo scardinamento di alcune certezze che c'è venuto dalla epidemia del Covid, che in qualche modo ha colpito anche modi di pensare, oltre che modi di vivere. Pensiamo per esempio alla guerra in Ucraina, che è una guerra in Europa, e già questo ha destabilizzato noi, che pensavamo di avere, come dire, guadagnato la pace perpetua in Europa, ma è una guerra che ha degli impatti globali. Perché? Beh, primo impatto globale è quello, per esempio, della crisi conclamata ormai delle Nazioni Unite. Abbiamo il Consiglio di Sicurezza, un membro permanente, che è in guerra. Già questa è una situazione abbastanza strana. Poi abbiamo vissuto tutti l'impatto dei prezzi del gas, e non a caso è da allora che le prime pagine dei giornali, le aperture dei telegiornali hanno cominciato a focalizzarsi su quello che succedeva nel mondo, perché normalmente c'è sempre stato un certo disinteresse per le questioni internazionali e geopolitiche. Ma pensiamo anche al prezzo degli alimentari, del grano. Beh, io non so se, per esempio, giusto per restare nel nostro, nella nostra area, molti sanno che per esempio in Turchia, Libia, Albania, Libano, c'è mediamente un'importazione da Ucraina e Russia che varia dal 50% in Libia al 90% in Turchia. Questo, per inciso, spiega anche la fretta turca di poter in qualche modo cercare di trovare un accordo proprio sull'esportazione. E pensiamo anche all'aumento, a Tunisia ad esempio, noi abbiamo avuto un aumento della immigrazione proprio nel periodo in cui i prezzi del grano e la quantità di grano della fascia nordafricana era diminuita molto. Ma pensiamo anche all'impatto su quello che c'è sotto. Noi dobbiamo avere una visione verticale dell'Africa, quindi non è solo Nord Africa, quello che capita sotto al Sahel in giù ha comunque un impatto su di noi, sul Mediterraneo e conseguentemente in Europa. Bene, masse
si sono mosse proprio perché c'erano difficoltà alimentari. Ma pensiamo per esempio alla, come dire, al riemergere di questa microfaglia del rapporto difficile di lungo periodo nord-sud che si manifesta attraverso questa espressione oggi di moda, il Global South, che bene o male però è un sintomo di un malessere che in realtà viene da lontano, così come la creazione di questo nuovo club ampliato, i BRICS Plus 2.0 li chiamo io. Ma pensiamo anche ad esempio a questa novità che è la competizione per la nuova pietra filosofale moderna, le terre rare, l'intelligenza artificiale, con tutte le gli impatti che questi fattori hanno, ad esempio, persino sulla guerra. La frammentazione della globalizzazione, concetti come nearshoring, friendshoring, reshoring sono nate proprio nel periodo tra Covid e guerra in Ucraina. Quindi frammentazione della geopolitica. Noi oggi siamo in un mondo che va interpretato anche alla luce di questi fatti. Una volta bipolare, poi per un certo periodo di tempo unipolare e oggi oligopolare, in cui qualcuno lo definisce the era of unpeace, che non è la non pace, è il disfare la pace. L'adattamento di queste faglie di cui parlavamo prima, come tutti i terremoti, ha bisogno forse, o quantomeno, non vorrei dare qui un giudizio etico, non è questo il caso, però ci sono questi adattamenti, questa unpeace, era of unpeace. Allora, il diplomatico deve tenere conto di tutte queste cose. Come? Intanto capendole, comprendendo questi fenomeni. Secondo luogo, il diplomatico, la diplomazia evidentemente di per sé ha lo strumento che è quello del negoziato, che presuppone che cosa? L'ascolto. E qui vorrei citare una storia, non so se sia vera, un collaboratore stretto di Kissinger me l'ha raccontata e mi piace pensare che sia vera. Allora, nei momenti di crisi particolare tra Unione Sovietica e Stati Uniti, capitava ogni tanto che Kissinger convocasse l'ambasciatore sovietico, si mettevano lì in una stanza nell'ufficio di Kissinger e stavano in silenzio. Poi all'improvviso uno, facendo finta di pensare a voce alta, tra sé e sé borbottava: ma se io facessi così o dicessi quest'altro. Nella, diciamo, assunto voluto che quell'altro non lo sentisse. E quell'altro, che ovviamente non aveva formalmente sentito, tra sé e sé rispondeva o diceva, o pensava meglio: ma beh, certo, se lui mi dicesse questo, io insomma farei quest'altro. Adesso non so se questa storia sia vera, però credo che in qualche modo sia un po' l'essenza, no? Della, diciamo, della, anche del lavoro, no? del diplomatico. Detto ciò, e quindi ci avviciniamo adesso alla risposta, uno dei punti, credo, fondamentali è quello del peso della politica interna, sul negoziato, sui negoziati, sulla stessa percezione della realtà. Il generale Petraeus, che ho conosciuto in Afghanistan, sosteneva che quello che importa alla fine non è la realtà, è la percezione della realtà. Quindi, peso della politica interna. Peso della politica interna che nasce in buona parte al condizionamento delle opinioni pubbliche. Come vengono condizionate le opinioni pubbliche? Beh, certamente dalla stampa, diceva Lucio poco fa, dai social. Per cui, ecco, da questo punto di vista il diplomatico deve fare, come dire, tener conto anche di questi aspetti, al punto che qualcuno si chiede se sia corretto parlare di interessi nazionali o interesse nazionale, essendo l'interesse nazionale questa monade suprema a cui fare riferimento, o gli interessi nazionali, quegli interessi che alla fine anche tatticamente vengono in un certo periodo storico presentati come, come dire, dettati in qualche modo dalla percezione delle opinioni pubbliche.
Questo è un tema che non abbiamo modo di sviluppare qui, però ecco, sarebbe interessante rifletterci. Allora, Italia, Cina, la terza domanda qual era? Medio Oriente. Allora, Italia. Io credo che l'Italia abbia sicuramente, a esserne convinta, una grande possibilità di avere un ruolo che non è solo quello all'interno delle alleanze a cui fa capo, ma un ruolo, diciamo, di progettuale importante. Una grande donna, visto che abbiamo citato Eisenhower, voglio citare Roosevelt. Eleanor Roosevelt diceva: se non hai fiducia in te stesso, chi puoi pretendere che ne abbia? Ecco, io credo che per noi funzioni nello stesso modo. Fino adesso noi abbiamo cercato di issarci all'interno di formati ristretti che piacciono o piaccia si creano, in cui il nostro, come dire, la nostra soddisfazione era quella di farne parte. Una volta all'interno di questi formati ristretti, ecco, lì c'è il problema dell'aspetto progettuale. Perché se si partecipa senza offrire progettualità, a questo punto se ne creano degli altri ancora più ristretti, in cui noi cerchiamo di entrare con una rincorsa, direi, inevitabile e infinita. Un esempio che voglio fare, ad esempio, c'è stato un periodo in cui c'è da poco stata l'aggressione russa contro l'Ucraina, noi abbiamo proposto un metodo di lavoro, abbiamo elaborato, non un piano di pace come è stato detto, ma un metodo di lavoro che aveva delle sue forze e che io credo sia ancora, a certe condizioni, tutto sommato attuale. Venendo alla Cina, la Cina è un paese affascinante, è un grande mistero. Io credo poi che sia stato il tema, appunto, sia stato sviscerato in modo veramente straordinario in questi giorni. Voglio tra l'altro esprimere parole di grande apprezzamento per Giorgio Cuscito, che è uno dei miei autori preferiti, che leggo sempre con grande interesse e grande attenzione. Credo che ci sia un punto di base. La Cina oggi ha un problema esistenziale, un problema che poi in qualche modo ha una ricaduta su di noi, ed è quello di evitare, cerco di essere proprio estremamente, come dire, veloce, di evitare di cadere in un fenomeno che gli economisti chiamano la trappola del medio reddito, in cui si cresce fino a un certo punto e poi questa crescita diminuisce progressivamente fino a stabilizzarsi. La Cina non se lo può permettere. Perché? Non se lo può permettere perché per alcuni aspetti demografici, per via del grande impatto, pensioni, potenzialmente assistenza sanitaria, eccetera, eccetera, deve continuare a crescere. Infatti, l'ultima riunione dell'Assemblea Nazionale del Popolo, che ha stabilito un incremento non del 5%, ma tendenziale del 5%, per poter casomai dire alla fine dell'anno, ci siamo quasi arrivati. Ecco, quello credo che sia il minimo sindacale, perché se no quel patto sociale tra partito e popolazione sostanzialmente può rischiare di venir meno. E non dimentichiamo che la Cina, abbiamo detto mirabilmente ieri, un paese confuciano alla fin fine, cui le dinastie cambiavano quando non c'era più la cura delle canalizzazioni, quindi l'economia, meglio, l'agricoltura cominciava ad avere i problemi, il sovrano non aveva più il favore celeste e quindi a questo punto si innestava tutta una instabilità di fondo. D'altra parte, ecco, io credo che dobbiamo fare riferimento a questo. Questo ci spiega anche un'altra cosa, perché oggi la Cina privilegia in fondo delle politiche che sono basate non sulla domanda ma sull'offerta, rendendo sostanzialmente, quindi dando degli incentivi a imprese che aumentano l'esportazione anche sotto costo. Quindi direi che in sintesi estrema possiamo dire questo. Allora, detto tutto ciò,
Oggi credo che la sfida, e qui troviamo anche la risposta all'ultima domanda, sia per la Cina quella di avere un riconoscimento di status che è quello del G2, non più G7, non più G20, ma G2. Parlare da pari a pari con gli Stati Uniti. Quel accordo, in fondo, io credo che sia anche un esito di quel tipo di fenomeno. Appannamento degli Stati Uniti in Medio Oriente e a quel punto importanza per l'Arabia Saudita di trovare una qualche forma di accomodamento con l'Iran. Non dimentichiamoci di due cose. Grande crisi, in fondo gli Houthi nel 19 hanno colpito i terminali, l'aeroporto di Dubai. 2021 c'è stato l'11 settembre, sia per gli Emirati che per l'Arabia Saudita, hanno colpito dei terminali in Arabia Saudita. A quel punto gli Stati Uniti non sono mai intervenuti. Bisognava per forza cercare di tutelarsi in qualche altro modo. Come? Probabilmente con un tentativo di distensione, grazie in questo caso alla Cina, con l'Iran. Ora, tutto quello che è successo però dopo il 7 ottobre sta portando a riconsiderare questo scenario. Ma non mi dilungo su questo, visto il poco tempo. Grazie. Grazie. Grazie all'ambasciatore Segui, facciamo in tempo a fare tre giri di 2 minuti ciascuno e Lucio comincia. 2 minuti accademici che possono essere. Che cosa traggo da questa discussione? La prima è che la guerra ci peggiora tutti e la seconda è che per limitare i danni della guerra, che per definizione accorcia l'orizzonte e disturba il pensiero libero, forse dovremmo cominciare ciascuno a fare il proprio mestiere invece di cercare di fare quello altrui, per esempio cominciando dallo studiare le cose e non pensare di sapere già tutto. Il problema, qui parlo da giornalista, da comunicatore, è che si finisce molto spesso per comunicare in un sistema di irrealtà. E vorrei citare, perché mi pare significativo, quello che un consigliere di Bush figlio raccontò a un giornalista del New York Times sul loro modo di procedere nella comunicazione della guerra al terrorismo. E qui c'è già tutto. La gente come lei, giornalista, vive in quella che noi politici chiamiamo la comunità basata sulla realtà. Che le soluzioni, quindi dove ci si illude che le soluzioni emergano dal giudizioso studio di una realtà comprensibile. Oggi il mondo non funziona più così. Adesso noi siamo un impero e mentre agiamo creiamo la nostra realtà. E mentre voi giudiziosamente studiate quella realtà, noi agiamo di nuovo, producendo nuove realtà che voi potrete studiare. È così che si sistemano le cose. Noi siamo gli attori della storia e a voi, a tutti voi, resta di studiarla. 20 anni fa noi siamo un impero, adesso ci si chiede in America ma chi siamo? Forse anche per questo? Grazie. Grazie. Motivo in più per leggere questo editoriale sul quale io ho passato piacevolmente la vigilia e anche stanotte, perché è faticoso da leggere ma è bello. È faticoso ma affascinoso e non perdetevi il pezzo su Goethe che incontra Napoleone, anche perché è legato strettamente, l'aneddoto di Goethe e Napoleone è legato strettamente al principio della narrazione della realtà che poi si ripropone con il consigliere di Bush. Germano. Ma io ho poco da aggiungere e la cosa che vorrei dire in conclusione in realtà è un commento a qualcosa che è emerso nella prima tavola rotonda, laddove si è parlato dell'articolo 5 del patto atlantico sulla mutua difesa collettiva e sul fatto che potrebbe non essere più credibile. Beh, il privilegio dei capelli bianchi, no? È anche questo.
È un argomento che andava molto di moda anche durante gli anni 60 e 70 e anche prima. Quando ero ragazzino la domanda era sempre quella: gli americani davvero sarebbero disposti a sacrificare New York per difendere Amburgo? Allora, in realtà noi ci cautelammo e come europei pretendemmo di avere delle truppe americane schierate in prima linea sul confine intertedesco, di modo che qualsiasi aggressione sovietica all'Occidente avrebbe coinvolto le truppe americane che si trovavano in prima fila. Allora, un po' il senso è questo: la credibilità dell'articolo 5 la vedremo nei prossimi anni, testata dalle decisioni che gli americani prenderanno sul numero delle loro truppe schierate in Europa, perché è questo quello che conferisce credibilità all'articolo 5 oppure gliela leva, sempre per tornare un po' al tema della dissuasione. Questo è quanto. Grazie a Germano. Ambasciatore Segui. Allora, non posso dimenticare i 5 anni che ho passato a lavorare per l'Unione Europea e questo riferimento all'articolo 5 mi fa pensare che anch'io devo fare un riferimento a qualche articolo dell'Unione Europea, del Trattato di Lisbona esattamente, che all'articolo 42.7 dice: se uno Stato membro subisce un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, inclusi evidentemente quelli militari. Quindi, aiutati che il ciel t'aiuta. Grazie. Io congedandovi volevo chiudere. Oggi sono stato bravo e non ho fatto il vaticanista, però in qualche modo ve la siete cercata, perché quando Germano Dottori dice, quando Lucio Caraccio lo chiude con questo richiamo al principio di realtà, e quando Germano Dottori dice che Trump non inseguirà il destino manifesto, la missionarietà degli Stati Uniti, tratterà da pari a pari in termini di sfera di influenza e di potenza, nessuno penserebbe che anche il Papa scrive le stesse cose. Facciamo un flashback di 3 anni, è il 2020, è il 18 ottobre qui a Palazzo Ducale, Occidenti contro, per chi di voi c'era, e io lessi che sorprese molti questa frase di Civiltà Cattolica voluta dal Papa. Civiltà Cattolica è l'organo ufficiale di Stato dalla Segreteria di Stato. Francesco vuole stabilire rapporti fluidi, diretti con le singole potenze, perché crede che nessuna di queste agisca per il bene o per il male, ma che i conflitti nascano per ragioni di potere. Non riconosce a nessun paese una patente di legittimità, insomma la rivelazione non avviene per via istituzionale e non ci sono paesi più missionari degli altri. Questa conversione alla realpolitik del Vaticano è un frutto della globalizzazione e la partecipazione al G7 che l'Italia ha favorito e voluto da parte del Papa segna una riconciliazione con quell'Occidente da cui, all'insegna di queste frasi, invece il Papa e la diplomacy della Santa Sede si sono distaccate notevolmente, e questo quindi vedremo come sortirà e cosa sortirà questa riconciliazione, come l'ho definita l'altro giorno in una intervista, tra la Santa Sede e l'Occidente. Certo che lo strappo è stato grosso, chi mai avrebbe detto che due opposti antropologici e geopolitici come Trump e il Papa almeno su una cosa si trovavano d'accordo. Grazie.